Christos Anviat, Cristo è risorto. Sono Micaela e sono romena. Vi ho salutato con un saluto tradizionale pasquale perché sono ortodossa e noi gli ortodossi abbiamo festeggiato da pochi giorni la Pasqua, una settimana dopo i cristiani cattolici. C'è l'abitudine di mantenere questo saluto per altri 40 giorni dopo la grande festa. Oggi vi volevo parlare di una tradizione molto importante della Pasqua ortodossa, cioè della luce santa. Nella serata di Sabato Santo andiamo in chiesa per la messa della resurrezione. A mezzanotte il parroco esce davanti all'altare con una candela accesa, tipo questa qua, un po' più grande e tutta abbellita con dei fiori, e chiama i suoi fedeli. E lo dice più volte, che vuol dire venite e prendete la luce. A questo punto noi andiamo verso di lui con le nostre candele, che possono essere tipo questa qua, di cera, oppure dei lumini, come questo. Li accendiamo e li manteniamo accesi per tutta la messa. Alla fine li portiamo accesi a casa. È molto importante arrivare con la luce in casa perché questa luce rappresenta la resurrezione del nostro Signore, rappresenta la vittoria del bene sul male, la vittoria della vita sulla morte. Poi la candelina viene spenta e conservata durante l'anno e poi la riaccendiamo in momenti di difficoltà, in caso di malattia, in caso di problemi in famiglia, in caso di brutto tempo o altro. Molto importante da sapere è che tutti gli anni a Bucarest, nella capitale della Romania, la luce santa viene portata direttamente da Gerusalemme, dalla Basilica di San Sepolcro. Sono i rappresentanti della Chiesa Ortodossa Romena a portarla con l'aereo e poi viene distribuita in tutte le altre chiese del paese. Di come arriva nella Basilica di San Sepolcro la luce santa e cosa rappresenta per noi, vi racconterò poi in un altro video. Grazie, ciao.